Nel gennaio scorso era stato acquistato per 550.000 euro dalla Sampdoria, che lo aveva lasciato però in prestito alla Trapani in Serie C, dove aveva portato avanti prestazioni davvero eccezionali giocando da titolare nella squadra allenata da Italiano, che poi ha vinto il campionato ed è stata promossa in Serie B. Adesso il club blu cerchiato lo ha ceduto a titolo definitivo per 4 milioni e mezzo di euro addirittura alla Juventus. Un passaggio storico per un calciatore alcamese. Si tratta di Erasmo Mulè, difensore di 20 anni, cresciuto nella Delcam, che ha già effettuato le visite mediche nel centro avveniristico della vecchia signora e che ha già sottoscritto un quadriennale che lo lega al club bianconero. La conclusione delle trattative portate avanti da un super procuratore dalle infinite capacità, Beppe Accardi, è stata ufficializzata anche sul sito della Sampdoria, che ha scritto chiaramente che ha ceduto Mulè alla Juventus e dunque Mulè è un nuovo calciatore della Juve. Sarà probabilmente a disposizione di Pecchia, con cui giocherà il campionato di Serie C nella Under 23 della Juve, ma avrà a disposizione anche la possibilità di effettuare allenamenti e amichevoli con la prima squadra del tecnico Sarri. Sembra davvero una favola quella di Erasmo Mulè, che lo scorso anno quasi per caso cominciò la stagione nel Trapani da titolare con il club granata, che non riusciva a completare l'organico. Poi gara dopo gara si è meritata la riconferma fino a giocare tantissimi match da titolari con prestazioni super. Quindi dopo il trasferimento alla Samp e la sua permanenza in prestito alla Trapani, il giovane difensore alcamese ha visto poco il campo perché Italiano ha preferito altre soluzioni. Ai primi di luglio è andato a Genova, dove ha effettuato il pre-ritiro a Boiasco. L'allenatore della Sampdoria però Di Francesco non lo ha ritenuto ancora pronto e ha deciso di non portarlo in ritiro con la prima squadra sulle Dolomiti. Sembrava la chiusura di una favola, invece si è aperto un vero sogno per Mulè, che ha firmato un quadriennale addirittura con la Juventus, che ha acquistato il giovane difensore alcamese per 4 milioni e mezzo di euro.